Scena 2B, take 1. Azione! Al Dagomari sono iniziate le riprese del cortometraggio Quest for Filong, un film a metà fra l'azione e il fantasy, dai risvolti socio-antropologici. 40 ragazzi coinvolti, attori, tecnici e musicisti. Ho scelto di aderire perché è un progetto che mi piace, la recitazione, il cinema e i film sono qualcosa che mi sono sempre piaciuti. Allora, esattamente, preparo dei pezzettini di video, dei clip che diciamo raccontano il dietro le quinte. Ho fatto tantissimi chat e ho imparato come si utilizzano la luce, il microfono. Una trama giocata tra il passato e il presente, fra vittime e carnefici. Un ruolo praticamente è un soggetto, una guerriera che aiuta il protagonista, cioè Jonathan, a ritrovare lui stesso. Non è un ruolo che nella vita mi appartiene e questa cosa mi ha stimolato ancora di più nel farlo. Principi perduti, antiche maledizioni e prove da superare. C'è spazio per parlare però anche di integrazione e di amicizia. L'integrazione c'è già tra questi ragazzi, cioè è una roba già scontata per loro, quindi è un discorso forse più per un mondo esterno, più grande, di persone più adulte che hanno questi preconcetti. Le riprese sono state anticipate da un corso base per familiarizzare con la macchina da presa e le battute. Rimettere su schermo storie, dettagli e un sacco di sfumature per i ragazzi, con i ragazzi penso sia un'emozione che non è descrivibile, anzi tenteremo di descriverla proprio con un film,